Beh, grandissima emozione ovviamente, come ogni volta che si richiamano questi temi, soprattutto, vabbè, ci sono mille spunti di questo video, ma la cosa che mi colpisce è sempre la difficoltà di dare all'orco, a quell'uomo cattivo, all'uomo che odiamo, all'uomo che ci fa paura, di continuare ad amarlo, perché veramente, come dice lei, poi il ragazzo delle feste sulla spiaggia, questo ci dà poi la misura della difficoltà del lavoro che facciamo e della difficoltà che incontrano le donne ad uscire dalla violenza nelle relazioni di intimità. Prendo a prestito ancora una volta delle parole altrui. Dobbiamo farci carico dell'umiliazione delle donne che subiscono violenza travestita d'amore, ed è un impegno che fin dal primo giorno affidiamo alla responsabilità della politica e del Parlamento. In questo non scontato ma splendido, applauditissimo passaggio del discorso di insediamento alla presidenza della Camera di Laura Boldrini, c'è lo svelamento di quell'ambivalenza che attraversa l'attenzione pubblica nei discorsi sulla violenza in famiglia, quando parla di amori. E c'è il richiamo all'umiliazione, che è la ferita più profonda e meno evidente che le donne portano. E c'è poi il senso di quanto da tempo andiamo sostenendo. La responsabilità politica di quelle vicende che non sono relative all'ambito della sfera privata, ma sono un'evidente violazione di norme e diritti, e quindi il richiamo forte della politica di doversene far carico. Un dovere e un farsi carico che non può e non deve prescindere dal lavoro dei centri antiviolenza e delle case per donne maltrattate, sia per le azioni integrate a sostegno delle donne, sia per le azioni di prevenzione, di formazione sul tema della violenza maschile contro le donne, che per la rilevazione sistematica dei dati e per la promozione di campagne di sensibilizzazione. Nessun intervento può infatti essere veramente efficace se non assume l'ottica di genere promossa dai centri antiviolenza, e cioè se non riconosce che la violenza contro le donne è una matrice di carattere sociale e culturale. Che il fenomeno della violenza maschile sulle donne è un crimine e rappresenta una violazione fondamentale dei diritti umani che attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione e di reddito e tutte le fasce di età, rappresentando la manifestazione più brutale della disparità storica nei rapporti di forza tra generi, come diceva l'attrice, no? È l'esempio più macabro di globalizzazione, che ha frenato, dicevo, il rapporto di disparità di forza tra i generi, che ha frenato ed impedito la piena emancipazione delle donne in tutto il mondo. C'è quindi, quando parliamo di violenza, pensiamo di stare a parlare di uno dei problemi delle donne, ma non è così, perché c'è un filo rosso che attraversa confini e generazioni e connette le manifestazioni più evidenti della violenza, quelle che ci sembrano lontane dai nostri contesti occidentali, cioè gli stupri, le immolazioni, le acidificazioni, le mutilazioni genitali, gli aborti selettivi. Sapete, no, che in Cina in questo momento ci sono 39 milioni di donne che mancano all'appello perché la politica del figlio unico ha determinato questa scellerata scelta di abortire feti donne. E poi vabbè, i femminicidi, che sono un fenomeno di cui in questo momento finalmente un po' più si parla nel nostro paese. Dicevo, c'è un filo rosso che connette tutto questo con la negazione dei diritti principali, con la disomogenea distribuzione delle opportunità, il negato accesso alle risorse, la divisione ingiusta dei compiti di cura. E questo filo rosso è dato dalla subordinazione del genere femminile, che in alcune culture è manifestamente riconosciuta, immagino l'obbligo di portare il burqa o il chador, ma soprattutto faccio riferimento alla difficoltà per molte ragazzine di accedere agli studi, no? Abbiamo tutti presente la ragazzina sparata semplicemente perché rivendicava il diritto all'istruzione. In altre culture come la nostra, invece, sapientemente negata da un processo di emancipazione mai pienamente compiuto, ma che annovera tra i diritti costituzionali piena dignità e cittadinanza per le donne. Per questo, dunque, contrastare la violenza maschile alle donne vuol dire innanzitutto smascherare la neutralità di un sistema culturale a misura di uomo, che considera naturale e non culturale l'attribuzione di alcune caratteristiche comportamentali, faccio riferimento all'aggressività come appartenente al maschile, alla dolcezza come al femminile, all'essere attivi, intraprendenti, imprenditori, all'essere dolci, accudenti, materne. Ovviamente questi stereotipi culturali hanno avuto dei cambiamenti negli ultimi anni, ma quanto ancora resistono e quanto ancora non li vediamo.
Per cui fin dalla prima socializzazione tutto questo condiziona fortemente la strutturazione dell'identità di genere. Immagino da quando mettiamo, tutto questo parte da quando mettiamo il fiocco azzurro, il fiocco rosa fuori la camera nella clinica dove andiamo a partorire. E tutto questo maschera quanto c'è di arbitrario e di costruito nella ripartizione delle differenze tra sessi, cristallizzando così la possibilità di mutamento di queste attribuzioni. E così tutti noi, uomini e donne, siamo talmente dentro questa visione del mondo nel quale il maschile è la norma e il femminile è l'alterità, ma un'alterità non simmetrica, seppure indispensabile, ma non ovunque indispensabile, se in Cina le donne appunto sono state assolutamente eliminate, che non riusciamo a vedere quello che pure abbiamo sotto gli occhi nel quotidiano. Parlo soprattutto alle donne più giovani, alle ragazze che credono che grazie all'apporto delle donne che le hanno precedute qui da noi nel mondo occidentale, in Italia, ormai la parità sia un problema del passato. Non è così, siamo messe molto male. Abbiamo ancora scarsa presenza nei luoghi dove si decide, sia in ambito politico che economico-imprenditoriale. Scontiamo una svalutazione costante e una mercificazione indecente della nostra immagine. Rischiamo di subire ogni genere di violenza fuori, ma soprattutto dentro le mura domestiche, e ancora non abbiamo pienamente il controllo sul nostro corpo, la nostra sessualità e la vita riproduttiva. È vero che siamo riusciti a salvare le conquiste negli anni 70 con la legge sull'aborto e sul divorzio, ma che dire della legge sull'inseminazione artificiale? È un chiaro segnale di quanto ancora non siamo neanche qui noi in Italia a decidere sulla possibilità del nostro corpo. Ed è questo un punto nodale e globale. Se nell'ambito della Commissione sullo Stato delle Donne all'ONU, quella conclusasi il 16 marzo del 2013, cioè sabato scorso, si è discussa animatamente la questione su come fare perché ogni donna al mondo possa decidere in modo consapevole e liberamente della propria sessualità e possa fruire della possibilità di diventare madre senza imposizioni, aprendo quindi un varco alla contraccezione, all'aborto, ma anche al rifiuto di matrimoni precoci e combinati. Ancora una volta si sono registrate grandissime resistenze delle gerarchie vaticane e gli esponenti della Santa Sede, congiuntamente ad un nutrito gruppo di paesi africani, perché sappiamo, no, gli integralismi non appartengono solo a una parte, hanno cercato di condizionare il fattivo rispetto dei diritti delle bambine. Poi, sulla base del principio che senza una vera e propria affermazione dei diritti sessuali e riproduttivi delle bambine non si potrà arrivare ad eliminare la violenza contro di esse, e richiamando fortemente le acquisizioni della conferenza di Pechino, i paesi europei e gli Stati Uniti hanno proposto una mediazione per cui nella dichiarazione finale si legano i diritti sessuali e riproduttivi proprio all'eliminazione della violenza. Quindi capite, si è partiti dalla lotta alla violenza per poter affermare dei diritti delle bambine e delle donne e non il contrario. Un passo di mediazione che però riafferma quello che sosteniamo con forza e che vogliamo venga ribadito, cioè il rapporto tra sessualità liberamente scelta e contrasto alla violenza. Ed è pertanto questo un supporto importante per tutte le associazioni che richiedono il rispetto di queste posizioni. Allora, dunque, se questo è il quadro della nostra analisi, cosa è essenziale prevedere per determinare un decisivo cambiamento di rotta? Insomma, ci siamo detti, no? La questione è complicata, attraversa molti ambiti, attraversa quello che è proprio la costruzione delle nostre identità. Quindi quali possono essere le politiche di genere da sollecitare, da mettere, come si dice, insomma, nelle priorità delle agende politiche e da chiedere fortemente a tutte le amministrazioni, sia locali che dei vari paesi. Allora, cosa chiediamo? Politiche integrate e sistemiche in grado di intervenire sulla complessità delle questioni illustrate, di incidere sulla costruzione dell'identità di genere, di destrutturare gli stereotipi. Bisognerebbe intervenire con programmi precoci di educazione socioaffettiva, riscrivere libri di scuola, rivisitare criticamente la storia, dando luce alle tante vite di donne che hanno attraversato nel silenzio la costruzione degli assetti dei moderni stati. Bisognerebbe promuovere azioni positive per l'occupazione delle donne, perché senza indipendenza economica non esiste autonomia. Bisognerebbe stringere le larghe maglie della rete del nostro sistema di servizi, cosicché nessuna donna e nessun bambino possa cascarci oltre, e fare in modo che nell'integrazione tra i sistemi sociali, sanitari e di giustizia
fosse possibile una modalità di collaborazione rispettosa dei tempi e delle diverse consapevolezze delle donne, delle proprie scelte e dei bisogni. Bisognerebbe che gli operatori avessero la stessa lettura dei problemi, parlassero linguaggi omogenei, sapessero programmare in maniera integrata progetti di accompagnamento e di sostegno. E quello che chiediamo da sempre con fermezza è che quando possibile realizziamo. Cosa facciamo noi nei centri e nelle case per donne maltrattate? Poi sarà Tania Castellaccio che vi racconterà quella che è la nostra operatività. Ma cosa facciamo tutte noi come lavoro politico e come operatori sociali che si occupano di un ambito di lavoro così particolarmente delicato come il nostro? Dunque, programmi di sensibilizzazione, di diffusione culturale, di informazione e formazione, attivazione di luoghi di ascolto e di accoglienza, di case rifugio, offerta di consulenze legali e psicologiche, percorsi specialistici, sostegno alla genitorialità, orientamento al mercato del lavoro e poi il pezzo più difficile, sostegno della ricerca di casa e lavoro. C'è bisogno di tanti investimenti, questo è evidente, è sotto gli occhi di tutti, di tante risorse, di tanta competenza. Ma qual è il nostro quotidiano? Siamo strette nel difficile lavoro nei nostri centri tra richieste costanti e continue ed una nuova pressante emergenza che non riusciamo a contenere e non facciamo in tempo a conoscere. Nei centri Eva, Aradia, Lorena, Fiorinda, nostri preziosi presidi in questa regione dannata, è esercizio da funambole riuscire a dare una giusta accoglienza, una dignitosa e rispettosa ospitalità, un efficace sostegno alle infinite donne e bambini che ci chiedono una mano con il loro carico di bisogni e di dolore e conciliare i nostri problemi di gestione, di risorse, di liquidità, di burnout, di equip motivate e appassionate ma costrette a fare conti con la cronica scarsità di risorse, di servizi e di opportunità. A tutto questo cosa fa da contraltare? Parliamo sempre di fragilità delle politiche, ma più che parlare di fragilità dovremmo parlare di evanescenze delle politiche, dal momento che in questa regione, ancor più che in altre, il sistema di welfare è meno che un fantasma e che nel nostro specifico, oltre che con i tagli delle risorse, bisogna fare i conti con un'inarrestabile deriva culturale che porta a una disarticolazione del sistema normativo che pure faticosamente avevamo contribuito a costruire e che ora è sotto attacco attraverso il disconoscimento proprio del tipo di cultura che lo aveva generato. Che cosa è successo in questa regione? Ad una prima legge regionale, la legge 11 del 2005, fortemente voluta dal Movimento delle Donne di Napoli e da qualcun altro che in questa regione si occupava di questi temi, la legge di istituzione dei centri e case di accoglienza ed assistenza per donne maltrattate, superata poi dalla legge regionale 11, la legge per la dignità e la cittadinanza sociale, e dal suo regolamento attuativo, nel quale venivano indicati anche gli standard strutturali e gestionali dei centri e delle case per donne maltrattate, ha fatto seguito come attualizzazione la legge regionale 2 del 2011, misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. Ha fatto seguito quest'anno, quest'estate, una indefinibile legge, la legge 22 del 21 luglio, concepita senza tener presente il punto di vista, le osservazioni e le esperienze di chi quotidianamente impatta col problema della violenza di genere. Per la prima volta in questa regione è stata promulgata una legge senza averla per nulla concertata. Questa legge affida confusamente il compito di coordinare tutti i servizi di contrasto ad un unico centro sanitario di una delle diverse aziende sanitarie che non ha competenze statutarie né sulle altre ASL e tantomeno sul sociale, ma è una legge che soprattutto taglia fuori i centri non istituzionali, e cioè il lavoro e la politica delle donne e dei centri antiviolenza. Come se tutto questo poi non fosse sufficiente a smantellare il nostro lavoro, il lavoro di 20 anni, è in corso una revisione anche del regolamento attuativo della legge 11 e quindi anche gli standard strutturali gestionali delle case per donne maltrattate. E dalla bozza che in maniera informale mi è stata inviata per un opportuno, tardivo e credo infruttuoso confronto, ho scoperto che quello che si intende far scomparire è proprio la specificità dell'ottica di genere che mette saldamente nelle mani delle donne il compito di accogliere le altre donne che incontrano la violenza. Tutto questo è inutile ricordarlo in totale assenza della pur minima copertura economica.
di tutto questo sistema di regole che pur si corre a modificare per disconfermare quanto si è costruito in passato per guadagnarsi da parte di alcune politiche di questa regione due giorni di visibilità mediatica rivendicando la primogenitura di una legge che in fondo poi è la terza contro la violenza che molto meglio e molto prima era già stata scritta. Allora, questo è il nostro presente che fortemente denunciamo e preferiamo stare più su un punto di vista culturale, oltre che richiamare, come tante volte è stato richiamato, il fatto, lo dicevo prima, una giornalista che mi faceva delle domande, che per quanto Fiorinda ormai è un bel po' di tempo che funzioni, l'amministrazione comunale non ci ha ancora elargito, riconosciuto neanche un euro per questa struttura e viviamo come tutti gli enti del terzo settore difficoltà infinite per portare avanti dignitosamente il nostro lavoro e riconoscere la professionalità delle persone che lavorano con noi. Dicevo dunque, questo è il nostro presente in questo assetto politico, ma noi non arretriamo, noi andiamo avanti per la nostra strada, incrociamo persone, scoviamo risorse, inventiamo opportunità, come quella di Casa Lorena e delle sue marmellate prodotte dalle nostre ospiti, e ci confrontiamo con le parole che ci confortiamo, con le parole che Lucy Rigarei sceglie nella prefazione di uno dei suoi splendidi libri, In tutto il mondo siamo sempre in due. E con queste parole concludo. Talora è necessario comprendere l'importanza di un pensiero attraverso la resistenza che esso provoca. Grazie.